invece di bloccare le barche con i disperati, bloccate i soldi che vanno ai corrotti, bloccate i soldi che devono andare alle opere inutili. Domani al governo chiedo di prendere una posizione. $160 milioni verranno spesi per la metropolitana, ma abbiamo un centro storico che crolla ed è insicuro per chi ci vive. Abbiamo un pronto soccorso che non funziona. Secondo i loro calcoli, un terzo dell'area urbana prenderà la metropolitana. A Milano solo un ventesimo. Probabilmente il fattore straordinario è che ad aggiudicarsi i lavori è un'azienda vicina al PD e alla Bosch. E stiamo stanchi che i soldi pubblici siano oggetto del saccheggio di questa regione. Noi abbiamo interessato il ministro Toninelli. Non possiamo permettere lo scempio di due realtà così importanti come Rende e Cosenza. Si tratta di collegare l'area urbana Cosenza, Rende e Università, soprattutto con una linea di trasporto pubblico urbano che adesso oggi non esiste perché sono due comuni separati. Mario, convertiti! Mario, ritorna al Mario di prima! Quando era in campagna elettorale pare fosse contrario alla costruzione di quest'opera, alla realizzazione di quest'opera e che avesse addirittura firmato la petizione cittadina contro la costruzione dell'opera. È vera questa cosa? No, assolutamente falso, perché è un progetto della regione che risale a 20 anni fa e noi ci siamo opposti chiedendo alcune modifiche. Questo sarebbe il capolinea quindi della metro leggera. Della metro tranvia? Sì. Perché è una metro tranvia, non è una metro leggera. Sì, la metro leggera dovrebbe partire da qui e dovrebbe arrivare all'università. All'Unical? All'Unical, sì, passa attraverso 4 miglia, la stazioncina di Castiglione Cosentino Rende e poi arriva all'università. Mi fa vedere da dove passa? Ecco, da qui. Parte da qui. Quindi entrerà in questo parco? Sì. Questo parco, da dove siamo adesso, sì, fino alla sopraelevata, circa 2 chilometri, sì, sarà chiuso al traffico. Lo vedi questa? È una strada a 4 corsie. Vedi quante macchine passano? Non sappiamo che fine faranno queste macchine, dove saranno deviate. Queste le macchine parcheggiate qui sono al servizio dell'area commerciale, perché l'area commerciale si sviluppa parallelamente a questo percorso. State per chiudere Viale Parco a breve? Perché lì è vero che è un'arteria estremamente trafficata. Avete già pensato come? Sì, noi praticamente adesso chiudiamo una delle, soltanto una carreggiata, quella diciamo verso ovest, dove viene realizzato il parco del benessere. Nel frattempo che loro realizzano questo parco, in questi mesi, fino a novembre più o meno abbiamo previsto la realizzazione di una strada lungo il fiume, che collega il ponte di Calatrava con la sopraelevata, che per metà dovrà essere realizzata dalla regione, dalla stessa ditta, portatrice diciamo della metro. Qual è la ditta? La CMC. È calabrese o? No, la CMC sono le cooperative Rossi. Che hanno vinto l'appalto con la regione. Per esempio noi abbiamo la difficoltà di raggiungere il capoluogo della Calabria, Catanzaro, e abbiamo la difficoltà di raggiungere l'università medica di Germaneto. Ebbene, se noi questi soldi li spendiamo invece che per una metro inutile, li spendiamo per rimodernare la ferrovia delle Calabre Lucane, noi in 50-60 minuti arriviamo a Catanzaro, cioè serviamo 2 capoluoghi di città, serviamo 2 università, e invece li spendiamo per raggiungere da qui a 4 miglia, che sono 10 chilometri, 160 milioni di euro. Quanti commercianti siete a esservi messi insieme per dire no alla metro leggera? Oltre a 250, perché c'è tutta l'autostazione, c'è tutto il Viale Parco. Adesso si è 250 aggiunto, quindi, è un bel numero. Anche di più, perché si parla anche di Cosenza Vecchio, lì è stato pure penalizzato perché vuol chiudere pure quella strada lì. Siamo proprio parecchi, assai commercianti.